il misuratore di potenza esattamente nel punto dove la potenza viene trasmessa dal ciclista alla bicicletta, sul pedale. Ecco, sono i pedali Exact realizzati da Look assieme a un collaboratore d'eccezione che è SRM. SRM è famosa storicamente per quanto riguarda i misuratori di potenza nel ciclismo. Look è famosa storicamente per i pedali a sgancio rapido. Hanno unito le loro forze ed è venuto fuori questo pedale qua, disponibile in tre opzioni diverse, che sono appunto la versione single, cioè un solo pedale con il misuratore di potenza, e per l'altro piede sostanzialmente il sistema tramite un algoritmo riesce in qualche modo a determinare la potenza applicata anche all'altro piede. La versione dual, entrambi i pedali con il misuratore di potenza, quindi massima precisione di funzionamento e di indicazione appunto dei watt erogati dal ciclista. E poi c'è anche il bundle col PC8, ossia quello strumento che forse avete visto tante volte in corsa anche negli anni passati, dove i corridori potevano vedere la potenza istantanea e avere tutte le informazioni in tempo reale. Adesso Luca a noi ci ha fornito la versione in bundle, ma vi diciamo, noi il PC8 non l'abbiamo utilizzato per niente, perché comunque l'abbiamo sincronizzato, collegato anzi tramite sistema Ant Plus i pedali al nostro ciclo computer. È compatibile appunto con tutti i ciclo computer. Qual è il vantaggio di avere un pedale con il misuratore di potenza? Beh, c'è una praticità enorme intanto, soprattutto perché se voi andate a cambiare bicicletta, si tratta soltanto di spostare i pedali da una bicicletta all'altra. I pedali Exact, proprio per la loro particolarità, vanno calibrati, che vuol dire che al momento del montaggio ci vuole un po' di accortezza. Bisogna mettere la bicicletta esattamente perpendicolare al terreno, o vi aiutate con un rullo, o nel caso vi fate aiutare da qualcuno, e avvitate i pedali come li avvitate normalmente. Ma soprattutto bisogna fare attenzione che il riferimento azzurro che vedete in questa ripresa vada a coincidere esattamente con la parte alta della pedivella. Dopodiché avviene la calibrazione. La calibrazione avviene spingendo sul pedale. Bisogna avviare l'app Exact, che è da scaricare sul dispositivo Android o iOS che avete a disposizione, e avviene la calibrazione, appunto, vi fa vedere spingendo sul pedale da che parte bisogna orientare l'asse. Quindi il sistema funziona con un semplice controdato, per intenderci, per cui l'asse va orientato perfettamente e bisogna fare in modo che il riferimento che vedete in questa inquadratura vada a corrispondere esattamente al centro della scala che vedete tra destra e sinistra. Ecco, si fanno dei piccolissimi aggiustamenti con la chiave predisposta data per il montaggio, e in questo modo potrete avere la massima precisione. Guardate, una cosa più difficile a dirsi che a farsi, ci vogliono 10 minuti se lo fate con un attimo di attenzione. Ma soprattutto il vantaggio di questa cosa qui qual è? Che avrete dei pedali sempre precisi e potrete passare i pedali eventualmente anche su un'altra bicicletta. Con altri misuratori di potenza bisogna smontare la guarnitura, passarla su un'altra bicicletta. Qui basta smontare i pedali, perdere un po' di tempo, ma vedrete che appunto, come dicevo, è molto veloce. Ottimo ovviamente il risultato della nostra prova. Le quattro misurazioni al secondo che vengono fatte dal misuratore di potenza danno un riscontro istantaneo della potenza del momento mentre si sta pedalando. Oltretutto, avendo il misuratore di potenza su entrambi i pedali, è facile vedere anche il bilanciamento della gamba destra e della gamba sinistra e poter valutare così la spinta. Se ci sono problemi di qualche tipo, ad esempio, può essere anche un aiuto per il posizionamento in sella o per fissare correttamente le tacchette. L'alimentazione è data da batterie a litio all'interno del pedale, che vengono ricaricate tramite cavo USB dedicato. Ci vogliono circa 4-5 ore per ricaricare, bisogna mettere in conto un po' di tempo nel momento in cui qui c'è bisogno di ricaricare le batterie. L'asse è in acciaio, funziona su cuscinetti ad aghi e a sfere, e dobbiamo segnalare anche una grande robustezza. Nostro malgrado abbiamo fatto anche una scivolata durante un'uscita e ovviamente il pedale non ne ha risentito minimamente, quindi ha continuato a funzionare come se niente fosse.
quindi risultato promossi. Ovviamente il prezzo è elevato, ma si tratta di uno strumento di altissimo livello dedicato a chi vuole un risultato estremamente preciso e sapere perfettamente qual è la propria potenza erogata dalle gambe.